ci dà tutto quello che ha. Velocità, resistenza, potenza. Eppure il suo spirito selvaggio non smette di ardere. La scintilla di un mito antico. Orgoglio di re e conquistatori. È stato la colonna portante della civilizzazione. La storia è stata scandita dal ritmo dei suoi zoccoli. Ancora oggi colpisce dritto al cuore, con la superba bellezza dei suoi tratti. Cavalli. L'estate introduce un grande spettacolo tra le montagne del Montana. Spronati dalla calura e dalla fame, i cavalli convergono nelle fresche praterie dell'altopiano. Qui iniziano a volare le prime scintille. Gli stalloni affrontano e corteggiano le giovani femmine in uno spettacolo antico come le stesse colline. Il Mustang è diventato il simbolo del West americano. Alcuni però sostengono che sia un nuovo arrivato in queste terre, altri avvertono che si tratta di un intruso. La verità sta nella lunga e articolata storia di questa specie. Tutto è iniziato circa 60 milioni di anni fa nelle foreste del Nord America. Una creatura grande come una volpe che vive sul terreno si muove con passo felpato nel sottobosco. Col passare del tempo, le foreste cedono il posto a grandi praterie. Le zampe si allungano e alle loro estremità si formano zoccoli leggeri che sorreggono un corpo costruito per correre. Circa 1 milione di anni fa, i primi veri cavalli migrarono verso l'Europa e l'Asia. Il loro numero si fece dapprima più consistente e poi, a mano, iniziò a diminuire. Forse a causa di cambiamenti climatici, oppure per l'avvento di un nuovo predatore bipede. Durante l'era glaciale, le mandrie sembravano inesauribili. Ma 8.000 anni fa, nel continente americano, i cavalli si estinsero, restando però nella memoria e nel mito. Poi, circa 4.000 anni fa, nelle steppe dell'Eurasia, qualcuno intuì che il cavallo potesse soddisfare bisogni che andavano al di là della pura sussistenza. Tutto potrebbe essere iniziato con un rito sciamanico o con una bravata adolescenziale. Comunque sia andata, qualcuno dotato di grande coraggio è salito in groppa ad un cavallo, cambiando le sorti del mondo. Il cavallo modificò totalmente il nostro senso della distanza e della velocità. Ci portò avanti nello spazio e nel tempo e ridusse le distanze del nostro mondo. Nacquero grandiose tradizioni equestri che trionfarono nei tempi antichi. Oggi la maggior parte di queste tradizioni è scomparsa
Ma qui, nelle steppe della Mongolia, i cambiamenti sono stati ben pochi. I nomadi usano il bestiame per misurare la loro ricchezza e ad ogni stagione muovono le loro mandrie. I cavalli mongoli, piccoli ma resistenti, vivono in un clima molto rigido. D'inverno si ricoprono di una folta pelliccia. Quando l'erba scarseggia, riescono a sopravvivere anche con minime quantità di cibo. I nomadi mongoli allevano anche pecore, capre e mucche, ma il loro animale preferito resta di gran lunga il cavallo. Questi animali svolgono due importanti funzioni. Servono da mezzi di trasporto e offrono la materia prima della bevanda nazionale, chiamata airag, composta da latte fermentato di giumenta. La vita da cavaliere inizia sin da piccoli, in accordo con un proverbio locale che dice: un mongolo senza il cavallo è come un uccello senza le ali. Nel mese di luglio, migliaia di nomadi si danno appuntamento nei pressi della capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Vengono a celebrare il Naadam, un'antica festa religiosa. Qui si svolgono i campionati nazionali di alcuni sport tradizionali, inclusa l'equitazione. Ken Medek, uno dei più noti allevatori mongoli, ha viaggiato 7 giorni per poter partecipare al suo 30° Naadam. Ha prelevato dalla sua mandria di 400 capi i 12 migliori esemplari. Insieme a lui ci sono anche i suoi nipotini, e non a caso. I cavalieri del Naadam devono avere meno di 12 anni. Il loro addestramento, tuttavia, è un'impresa tutt'altro che semplice ed è la ragione di vita di Medek. Nel primo giorno di gara, i preparativi iniziano all'alba. I cappelli e le vivaci casacche di seta aiuteranno le famiglie ad individuare i loro fantini anche da lontano. Il tratto distintivo di un cavallo da corsa è un nastro di pelle sulla coda, avvolto sempre in senso orario. Anche le criniere vengono legate. Ken Medek non rinuncia neppure all'emblema nazionale della Mongolia. Confida molto in questo giovane stallone. Saranno in 500 a sfidarsi nella prima gara. I genitori a cavallo ingrossano le fila. Per tradizione aspettano cavalcando in senso orario all'interno di un recinto proprio in prossimità della linea di arrivo. Ma la gara non comincerà subito. La partenza, infatti, è a più di 20 km di distanza. I fantini che vanno a piedi impiegheranno almeno 3 ore, il che lascia del tempo a disposizione di tutti gli altri. Nomadi come Ken Medek ne approfittano per salutare vecchi amici e concludere qualche affare. Per quelli poi che vivono gran parte dell'anno isolati, c'è l'attività irresistibile di scrutare nuove facce e conoscere nuove persone. Per ora un diffuso chiacchiericcio non fa pensare allo straordinario spettacolo che sta per cominciare. I 500 cavalli hanno finalmente raggiunto il punto di partenza. La gara ha inizio.
Molto prima dell'arrivo dei cavalieri, la folla si raduna sulla linea del traguardo. La tradizione vuole che la polvere alzata dagli zoccoli del cavallo vincitore dia la felicità a chiunque ne venga investito. I fantini sono in corsa da 30 minuti. Per gli occidentali questo tipo di competizione potrebbe essere considerata come sport estremo, ma qui siamo davanti ai discendenti di Gengis Khan, che conquistò a cavallo il più grande impero di tutti i tempi. La fascia blu della vittoria viene consegnata ai primi 5 arrivati. Una casacca verde è il segnale che una nipote di Ken Medek è riuscita a piazzarsi. Ma l'arrivo di uno dei suoi cavalli senza cavaliere fa nascere la preoccupazione per le sorti del nipote più piccolo. Dopo una prima consistente ondata, i cavalieri arrivano pian piano nell'arco di un'ora. Non tutti i cavalli sono uguali. Alcuni sono meno allenati o incompatibili con la lunga distanza. Per alcuni lo sforzo è eccessivo. Quando muore un cavallo sul campo di gara, il proprietario muore di vergogna. Il bambino che ha perso l'adorato compagno, invece, si dispera dal dolore. La caduta poco dopo la partenza ha infranto le speranze del giovane nipote di Ken Medek. Il suo cavallo è a posto e anche lui non ha riportato ferite. Sarà il suo orgoglio a restare ferito fino alla fine delle gare. Il Nadam si conclude allo Stadio Nazionale con la parata dei campioni. Ken Medek è due volte vincitore. I suoi nipotini, grazie a due vittorie, cavalcano due dei suoi cavalli. Un araldo canta le lodi dei cavalli vittoriosi. Vengono premiati con medaglie e latte di giumenta. Ma la ricompensa più grande è il bacio da parte del presidente della Mongolia. Nessuna nazione al mondo tiene il cavallo in così grande considerazione. Destriero ardente e servo fedele allo stesso tempo, il cavallo è quasi sacro per i mongoli. Questo popolo potrebbe salvare l'unica razza di cavalli selvatici rimasta sul pianeta. Prima dell'avvento della civiltà, questi cavalli vivevano liberi sia in Asia che in Europa. Erano aggressivi e sempre in allerta. Il colore del loro manto li aiutava a mimetizzarsi nell'ambiente circostante, rendendoli prede sfuggenti. Questi cavalli erano rari già nel 1878, quando l'esploratore russo Nikolai Przewalski fece ritorno dalla Mongolia. Portò con sé un cranio e della pelle e annunciò di aver scoperto una nuova specie. Cominciò una caccia indiscriminata e molti stalloni vennero trucidati per consentire la cattura delle femmine.
Queste, a loro volta, vennero uccise per catturare i puledri. Moltissimi esemplari morirono lungo il tragitto verso gli zoo e i compratori occidentali. I cavalli di Przewalski furono avvistati allo stato brado l'ultima volta negli anni 60. Un decennio più tardi erano meno di 300 e vivevano tutti in cattività. Questa specie in via di estinzione venne dichiarata estinta allo stato selvaggio. Nel 1992, 16 cavalli di Przewalski provenienti da alcune riserve europee tornarono a Ulaanbaatar. Il loro viaggio fu il coronamento di una stretta collaborazione tra alcuni animalisti olandesi e le autorità mongole. I cavalli vennero benedetti con il latte di giumenta. La loro destinazione finale era una riserva naturale istituita appositamente per questa razza. Anche la gente del luogo fu molto soddisfatta. La parola che indica cavallo è Taki, e Taki significa anche spirito. Oggi circa 80 spiriti liberi pascolano all'interno di un territorio di centinaia di ettari. I guardiaparco controllano costantemente la salute e il comportamento degli animali. La riproduzione sta avvenendo con successo. Sono già due le generazioni nate nella riserva. Per incrementare la riproduzione sono stati inseriti altri cavalli. Le prospettive per un ripopolamento autosufficiente sono molto promettenti. La salvaguardia dei Taki sembra il giusto tributo a un animale che ci ha dato così tanto. Il cavallo spagnolo vanta uno dei più antichi pedigree. Gli antichi romani ne apprezzavano la velocità e il vigore. La famosa scuola spagnola di equitazione a Vienna fu chiamata così in suo onore. Dotato della grazia di un ballerino, fu il più amato dai monarchi europei ed ottenne il titolo di miglior cavallo d'Europa. Oggi questo cavallo sta incantando nuove generazioni alla Scuola Reale Andalusa dell'Arte Equestre di Jerez, nel sud della Spagna. Sono in pochi a passare le selezioni, soltanto i migliori cavalli, i migliori allenatori e i migliori cavalieri. Grazie a questo corso molto severo, molti hanno partecipato alle Olimpiadi. La scuola tiene molto anche a valorizzare la tradizione. Una volta alla settimana, il pubblico può assistere a uno spettacolo d'altri tempi. Vestiti con costumi del XVIII secolo, i cavalieri ripercorrono i passi più nobili della classica tradizione equestre, come veniva praticata in tutte le corti europee. Questi cavalli compiono esercizi spettacolari. I cavalli, quando combattono tra loro in libertà, si impennano e scalciano per istinto. Secoli fa, i cavalli furono addestrati a fare queste mosse in battaglia. Nel tempo, ogni singolo gesto divenne fine a se stesso, una sorta di balletto formale. Questi esercizi sono diventati una vera e propria forma d'arte. Pochi riescono a eseguire queste evoluzioni con la stessa precisione e potenza di questi cavalli. La purezza del pedigree è salvaguardata orgogliosamente dagli spagnoli. Ciononostante, il loro sangue è presente in molte altre specie sparse nel mondo. Questo cavallo, un tempo, fu l'artefice della conquista del Nuovo Mondo. Più di 500 anni fa, gli spagnoli sbarcarono in America.
alcuni nativi credettero erroneamente che cavallo e cavaliere fossero un'unica mostruosa creatura. Ma di lì a poco anche loro cominciarono a fare uso di questi animali. Per combattere o commerciare, anche i nativi americani cominciarono a usare i cavalli. Si narra che li accolsero come fratelli da lungo tempo dispersi. Lo chiamarono il cane dei cieli, che spianava gli orizzonti di questo mondo e scacciava i fantasmi dell'aldilà. Ma questo culto equestre non ebbe lunga durata. Nel XIX secolo i nativi americani furono spogliati della loro terra e del bestiame. I loro amati cani celesti vennero uccisi o scacciati. Mandrie di cavalli indiani si unirono agli altri esemplari che si andavano ripopolando nei territori selvaggi. Nel 1900 più di 1 milione di cavalli migrò verso gli Stati Uniti occidentali. La loro sosta ad ovest non durò a lungo. Infatti molte terre furono ripulite di animali considerati senza valore e date in pascolo a pecore e mucche. Ne vennero trucidate diverse migliaia, in parte per nutrire gli animali domestici, in parte per fertilizzare la terra, ma anche per puro divertimento. Gli abusi vennero denunciati pubblicamente negli anni 50. Ciò nonostante il numero dei cavalli diminuì ulteriormente, fino a scendere a 20.000 capi, quando finalmente nel 1971 fu approvata una legge a tutela dei cavalli selvaggi, visti come l'emblema dello spirito pionieristico dell'Ovest. Oggi un ente apposito è addetto al controllo di circa 45.000 cavalli sparsi in 10 stati. Al confine tra il Montana e il Wyoming, la riserva di Wild Mountain Horse ospita 160 capi. La maggior parte vive in piccoli gruppi, composti da diverse femmine, alcuni puledri e un solo stallone, la cui funzione è quella di salvaguardare il suo harem e prendersi cura della crescita dei puledri. Questo stallone si chiama Raven ed è uno dei più imponenti della riserva. Un mucchio di escrementi freschi, chiamato anche il mucchio dello stallone, lo avverte che un potenziale rivale si sta forse aggirando nelle vicinanze. Una mandria di stalloni scapoli intima a Raven di spostare la famiglia da lì e di allontanarsi. Lo stallone, però, deve far valere il suo ruolo, perciò lo scontro è inevitabile. Raven sarà pure in inferiorità numerica, ma i suoi 10 anni di età con relativa esperienza gli danno un margine di vantaggio. Raven si avvicina agli altri cavalli, mentre la sua mandria resta in attesa poco lontano. La maggior parte delle lotte ha più a che fare con dichiarazioni di supremazia e di dominio che con veri e propri scontri fisici. Infatti, raramente ci sono feriti. Alla fine, gli scapoli se ne vanno, illesi ma avviliti. Raven può tornare al suo harem. In certi casi, anche gli stalloni si alleano. Uno stallone, Starman, si è offerto come braccio destro di Flash, che ha una femmina e un puledro. Flash accetta la presenza di Starman, ma non gli consente di avvicinarsi alla sua compagna. In estate, uno stagno alimentato dalla neve sciolta attrae questo piccolo gruppo. Thank you.
La femmina si fa un bel bagno rilassante e anche il puledro sembra felice di questo diversivo. Per il momento, l'acqua non ha alcuna attrattiva per lo stallone braccio destro di Flash. Starman fiuta la presenza di un'altra femmina e si mette sulle sue tracce. Un giovane puledro prova ad ostacolare Starman, ma l'impresa di spaventarlo non gli riesce. Starman è più che mai convinto e quindi tenta un approccio. Tuttavia, lei rifiuta le sue avance. Alla fine lei se ne va. Starman dovrà apprendere da un rivale più scaltro l'arte di sedurre le femmine. I cavalli hanno pochi predatori da temere. La maggior parte di questi sono stati eliminati con lo sviluppo agricolo e con la nascita di grandi allevamenti. Vista la loro fertilità, i cavalli possono crescere del 10 o anche del 20% all'anno. E ciò significa pericolo in paradiso. Negli ultimi 30 anni è stato necessario rimuovere circa 100.000 cavalli selvatici dalla riserva naturale. Queste riduzioni vengono effettuate sia con lo scopo di prevenire che la terra si logori eccessivamente, sia per tutelare le mandrie. I capi in eccesso entrano a far parte di programmi di adozione, ma l'offerta supera di molto la domanda. Purtroppo, molti cavalli sono destinati a passare il resto della loro vita dentro i recinti. Ancora oggi, il destino dei cavalli selvaggi americani è incerto. Quattromila anni di addomesticamenti non sono riusciti a togliere ai cavalli i loro istinti primordiali. Il loro impulso naturale è di evitare il contatto con l'uomo. Brian Newbert è un allevatore, ma anche un esperto domatore di cavalli selvaggi. Questo stallone di 2 anni, nato nella riserva, non è mai stato domato. In questo ranch della California del Nord, Brian sta per tentare il primo approccio. Brian rincorrerà il cavallo finché questo non si girerà per affrontare il suo inseguitore. L'obiettivo è quello di catturare l'attenzione dell'animale. Bisogna stare tranquilli. All'inizio, naturalmente, tende a indietreggiare. La prima fase, ovviamente, è quella più difficile. Il delicato linguaggio del corpo riesce a mantenere l'attenzione del cavallo su Brian. Se si distrae un momento, posso provare a fare un altro passo in avanti. Finché fa così, gli andrò più vicino. E faccio un passo. E ora ne faccio un altro. Però si sforza. Tra non molto se ne andrà. E io proverò a riportarlo qui. Ecco, si è messo proprio nella posizione che volevo.
In circa 15 minuti, il giovane stallone ha imparato il movimento. Ora Brian gli propone una nuova sfida. Ora provo a prenderlo all'asso per vedere la sua reazione. Vorrei riuscire a prenderlo senza colpirgli il muso. Mentre avanzo, lo lascio appena un po'. È un momento delicato, questo. Si può vedere che si sta infastidendo. Farò appena un po' di pressione finché non sarà lui a venire verso di me. Vedete? Continua a pensare che la risposta venga fuori da lì. Invece è qui. Il cavallo si volta verso Brian in cerca di conforto. È una svolta importante. Ora potrebbe raggiungermi. Vediamo se viene qui. Magari provo a fare un altro passetto senza impaurirlo. Vedete come si sta avvicinando verso di me? A questo punto bisogna fare attenzione alle sue orecchie, infatti potrebbe caricarmi da un momento all'altro. Ora rimarrò qui finché non si avvicina. Così, adesso mi sta annusando. Questa si può dire che è la prima o la seconda volta che il cavallo viene toccato da un uomo, o anche che lui tocca un uomo. Ora vediamo se questi movimenti con la testa si placheranno finalmente. Ora lo forzo un po' e vediamo se si avvicina. Adesso mi avvicino io a lui, così. È il nostro primo incontro. Meno di mezz'ora dopo il primo contatto, Brian prova a sellarlo. È molto importante mettergli la sella senza colpirlo. Ora, con calma. Con movimenti delicati, cercherò di sellarlo. Non mi dispiace vederlo sgroppare mentre è sellato, perché è naturale che lui faccia così. È in sella che il predatore ha il maggior vantaggio. Se gli riesce a stare in groppa, ha vinto la partita. Sembra abbastanza tranquillo in questo momento, ma lo conosceremo meglio quando proverà la sella. Certo, preferirei che la sella la provasse prima che io lo monti. Ora gli farò fare i primi passi, ma molto, molto adagio. Non voglio farlo sgroppare. Hai avuto paura? Brian ha cominciato a lavorare con il giovane stallone 2 ore fa. È stata una prima sessione abbastanza di routine. Lo lascerà sellato per altre 2 ore. Poi gli concederà il meritato riposo fino a domani. La paura di ieri ha ceduto il posto al riconoscimento e alla fiducia. Oggi sarà un altro giorno importante. Gli animali sociali si sentono più sicuri quando sono in gruppo. Per dare maggiore conforto allo stallone, Brian ha messo nel recinto un gruppo di cavalli. Se si agita, io resterò fermo qui finché non si calma. Lo accarezzerò come se fosse una mia gamba e poi forse mi piazzerò qui prima che lui si liberi. Potrei farlo uscire dritto da quella parte. Mi limiterò a invitarlo a uscire. Perché se si intimorisce, proverò ad andare con lui. Go with him.
Molti mi chiedono di questo nuovo metodo di lavoro con i cavalli. Per quanto ne so io, viene usato da quando uomini e cavalli hanno cominciato a interagire tra loro. Non credo che il primo uomo che provò a montare un cavallo non provasse dei sentimenti verso di lui. Mano a mano che prenderà fiducia, io avanzerò più pretese. Gli chiederò con le redini di tornare indietro. Beh, lui lo farà. La prima monta dello stallone dura 15 minuti e Brian sa essergli riconoscente. Vieni, bello. Se li coccoli un po' si addolciscono. Questo è un posto dove loro non sopportano di avere qualcuno così vicino. Ma se tu riesci a dimostrare loro che invece è tutto a posto e che anzi è rilassante e piacevole, allora si devono fidare per forza. Il terzo giorno arriva il momento di abbandonare il recinto. Il giovane stallone sta per affrontare una vita totalmente nuova. Vedo che oggi si fida ancora di più. Brian inizia a ragionare sul mistero della natura dei cavalli. Spesso mi domando come è possibile che questi animali facciano montare le persone sulla loro schiena e poi le portino in giro. Ci trasportano per centinaia di chilometri facendo una gran fatica. Potrebbero colpirci, farci male o disarcionarci. E invece trainano carri e prestano tanti altri servizi. Se la cosa viene presentata bene e loro la capiscono, sono disposti a darti anche il cuore. Questo animale è speciale, non vi pare? Ha ragione, Brian. Solo 60 anni prima dell'atterraggio sulla Luna, il mondo era mosso dalla potenza dei cavalli. Tutti i settori dell'economia dipendevano da questo animale. Il trasporto e gli scambi commerciali, l'industria e l'agricoltura. Nessun animale ha tanto contribuito a costruire una civiltà o anche a sottometterla. I cavalli per millenni sono stati fondamentali nelle guerre. Senza un cavallo, come avrebbe potuto Alessandro essere chiamato Magno? Chi riesce a immaginare il grande Attila o Napoleone a piedi? Più di 1 milione di cavalli furono impiegati nella Prima Guerra Mondiale. Ne morì quasi un terzo. Nella Seconda Guerra Mondiale, il fuoco incrociato delle pallottole e dei mortai ne uccise centinaia di migliaia. L'era del cavallo era finita. Eppure ci sono più cavalli oggi rispetto al secolo scorso. Più di 60 milioni di esemplari. Nell'era tecnologica, desideriamo sempre di più essere a contatto con la natura selvaggia. In Georgia, Carol Vuli ha sempre amato i cavalli sin da quando era bambina. Nel 1995, un amico le parlò di un vecchio cavallo che aveva vissuto tempi migliori partecipando a gare e a battute di caccia alla volpe. Il suo nome era Carosello e aveva bisogno di una casa. Carosello aveva 20 o 30 anni. Era un po' zoppo ed era in sovrappeso. La sua schiena era un po' infossata. Era proprio un buon cavallo da lezione. Carol si prese cura del cavallo. Dopo un po', Carosello divenne il cavallo preferito di tutti i bambini. Nel 1996, 2 settimane dopo la fine delle Olimpiadi di Atlanta, cominciarono sempre nella città le Paraolimpiadi. Vi parteciparono 3.500 atleti. Era la prima volta che venivano ammesse anche le gare di equitazione. 16 nazioni mandarono i loro rappresentanti.
spettava agli organizzatori dell'evento trovare i cavalli per questi 62 atleti affetti da handicap di vario tipo. Il giudizio avrebbe tenuto conto della precisione, dell'eleganza e dell'armonia tra cavallo e cavaliere nell'eseguire alcuni percorsi di gara. Furono chiesti ai titolari dei maneggi cavalli particolarmente miti e ben addestrati. Carol Woolley offrì due dei suoi cavalli, ma gli organizzatori avevano bisogno di altri cavalli. Ci pensò un momento e poi mandò anche Carosello. Dopo un primo check-up, cominciarono subito le prove. Lo scelsero per la Danimarca e così incontrai Brita Anderson, una donna molto piccola sulla carrozzella. Ricordo che pensai, questa donna non ce la farà mai a montare in sella. Lei parlava l'inglese abbastanza bene, così le chiesi, sei mai caduta da cavallo? Lei sorrise e mi rispose, molte volte. Nel giorno di gara, Brita e Carosello sbalordirono Carol. Brita e Carosello erano entrati in contatto. Lui sapeva esattamente quello che voleva lei e lei sapeva come sfruttarlo al meglio. E poi lui l'adorava. Non so come ci sia riuscita, ma erano una coppia perfetta. I giudici erano unanimi. La coppia arrivò prima nel suo gruppo e ottenne il miglior punteggio di tutti i concorrenti. From Denmark, Britta Andersen, riding Midlands Carousel, owned by Carol Woolley. Vinsero una medaglia d'oro. La meritarono. Un vecchio cavallo, un allenatore proveniente da un posto sconosciuto e un amazzone davvero speciale. Senza dubbio fu uno dei momenti più belli della mia vita. Tornata a casa, Carol decise di aprire una scuola di ippoterapia. Montare un cavallo può migliorare i muscoli e l'equilibrio dei portatori di handicap, ma anche rafforzarne il senso di autonomia e l'autostima. Per Carol, la maggior ricompensa è vedere persone come la 13enne Sara montare un cavallo per la prima volta. We got you now, kid. You're riding, kid. Quando alzi un bambino dalla carrozzella e lo metti in sella al cavallo, diventa immediatamente più alto. Il passo del cavallo riproduce lo stesso movimento del passo che l'uomo fa quando cammina con le proprie gambe e dà loro la libertà di movimento, nonché il controllo su qualcosa che non avevano mai conosciuto prima. Possono controllare i loro movimenti. Carol manda avanti la scuola grazie a contributi, donazioni e volontari. Carosello è il capo di un gruppo di cavalli non più di primo pelo. Nell'agosto del 1998, Carol decide di mandare Carosello nell'arena un'ultima volta durante una manifestazione regionale per portatori di handicap. Il piccolo Sean Donaldson, 9 anni, uno dei migliori allievi di Carol, non ha mai partecipato a una competizione. Per i genitori è un momento di grande emozione. Il bambino e il suo cavallo sono un quadro perfetto e vincono il nastro blu. In first place, Sean Donaldson. Il primo premio per Sean e l'ultimo per Carosello. La gara si conclude con una cerimonia. Per simboleggiare il ritiro, Carol toglie la sella a questo piccolo cavallo di sangue misto che è stato così importante per moltissime persone.
È lui il vero vincitore. Era sempre calmo e restava mite in tutte le circostanze. Credo che lui capisse che in un certo senso gli stavamo dando una grande prova di fiducia che gli faceva onore. Fui abbastanza sorpresa quando gli mettemmo addosso i fiori. Si comportò come se in fondo si aspettasse quel gesto. Penso che si sia proprio divertito. Non era semplicemente un cavallino con la schiena incavata e un muso grigio. Era il cavallo che tutti sognavano. Ha servito tutti i padroni che ha avuto. Ha sempre fatto quello che gli veniva chiesto. Lui per me rappresenta tutti quei cavalli che nella vita hanno lavorato sodo al nostro servizio e ci hanno regalato tante soddisfazioni. Lui è un cavallo da fiaba, ma sicuramente ce ne saranno migliaia come lui. Cavalli davvero speciali. Per tutto quello che hanno fatto per noi, per ciò che rappresentano, possano essi rifocillarsi per l'eternità negli immensi pascoli verdi.